Il 13 febbraio del 1979 a Maloia è brutto tempo. Cade il grigio sul lago, viene il vento da Sils. Piove in tutta la Svizzera, anche a Zurigo. Ci svegliamo presto: a colazione c'è chi mangia seduto al tavolo, altri stanno in giro per casa con del pane. I miei cinque figli sono pronti, tranne Silvio che mi sembra pallido. Ad un certo punto arrivate tue del veto e partiamo con due automobili. All'aeroporto ci presentiamo al check-in. Ma dove sono i biglietti? Cerca, cerca, cerca. I biglietti dell'aereo sono rimasti a casa, sul tavolo, a capolago. Passano i minuti e la disperazione comincia a farsi viva sulla mia faccia e su quella di Gian. Apro le braccia come per dire Cosa vuoi farci? Siamo destinati così. Ed eccoli i biglietti. Li tenevo proprio sotto il braccio, stretti sotto la scella, infilati nel mio corpo teso come una corda di violino. Intanto mio figlio Silvio, che ha 13 anni, vomita. Sarà il viaggio più brutto della sua vita, vissuto male dalla pancia alla gola, da Maloia a Cloten e per l'intero volo fino a Montreal. È così difficile emigrare. E penso alle rondini, che ce l'hanno più dura di noi. In Canada fa molto freddo, le orecchie fischiano. Ci aspettano altre due ore di strada fino alla fattoria appena acquistata tramite l'agenzia». Prima però dormiamo all'hotel, dove riusciamo a riposare sui letti, sui divani, dappertutto. Il povero Silvio continua a vomitare. Incontriamo un'altra famiglia svizzera, originaria del canton Turgovia, Scheidegger. Hanno comprato una fattoria vicina alla nostra e si sanno muovere meglio di noi, soprattutto con il francese. La sera la mia Monica ed io entriamo in un negozio di Montreal e compriamo un ferro da stiro e sette yogurt. Il giorno dopo compriamo l'automobile, sempre tramite l'agenzia svizzera che mette in contatto gli svizzeri con la realtà canadese negli anni 60 e 70. Arrivati finalmente alla fattoria, metto al fresco gli yogurt sul davanzale. Ci svegliamo il mattino dopo, così i miei sei figli corrono a prendere i barattoli. Aprono la finestra, le pianure fredde si spalancano davanti agli occhi dei ragazzi. È uno spazio immenso di campi e colline. Lo yogurt è gelato. Però ci sono dei vicini molto gentili che hanno un'altra fattoria, i signori Rompré. Ora bisogna pensare a chi a Maloia se lasci libera una vacca è subito sulla strada. Invece in Canada abbiamo una sterminata distesa, comprata tutta nostra. Boschi, addirittura un laghetto, macchine per tagliare, imballare. È un'armonia. 410.000 franchi abbiamo pagato e pensa che Gian è andato in banca per prelevare i soldi il giorno della partenza a Zurigo. E il banchiere non voleva dargli i soldi. È così quando fai tutto all'ultimo momento. Quella fattoria oggi in Canada vale 5 milioni. Ma è impossibile paragonare la Svizzera con il Canada. Se calcoli l'inflazione, perdi il conto. Viviamo in una bella casa colorata: anche le pietre sono gialle, ogni camera è dipinta di un colore diverso. L'orto è enorme, tanto che mi pare impossibile cavare tutto quel terreno. Gian non è per nulla preoccupato perché ci sono le macchine, l'aratro le patate le metti a maggio, finché in agosto puoi coglierle che sono grandi come meloni. È un altro tempo, è un altro ritmo. La prima volta che entro nella fattoria vedo le rondini, allora scappo a cercare Gian. Gian gli dico o me o le rondini, lo sai. Il giorno dopo le rondini non ci sono più. Allora arriva Madame Rompré, la vicina, che apre il portone della fattoria e, dopo essersi guardata in giro, chiede dove sono le rondini. Poi si gira verso Jean e vede il fucile appeso al muro. «No, les Hérondelles mangent les mouches, dice Madame Rompré e si mette le mani nei capelli. Sì, tengono pulita la stalla? Troppo tardi. Buonanotte alle rondini. Conosciamo quasi subito Madame Rompré, una gran donna canadese. Arriva una mattina con la gonna, le gambe grosse e bianche e le spalle nude. Invece, il giorno dopo si presenta a prendere le uova con la pelliccia. È arrivato l'inverno. Caldo e freddo non li puoi considerare come da noi, ma lo sai cosa abbiamo mangiato il primo giorno? Madame Rombré ci invita e ci offre un gatto. E Silvio, appena ripresosi dal viaggio, scandisce le sue prime parole in terra canadese: No, no, gatti noi svizzeri non ne mangiamo. Qualche mese dopo c'è la mazziglia, allora tu vedi tantissima carne di maiale fatta a pezzi sul tavolo di legno. Madame Rompre ci sta aiutando. Jean dice, osservando tutta quella carne, «On ne meurt pas de faim». «Bien sûr, Jean», dice Madame, «il y a des hommes qui sont morts d'amour pour moi».